My own brothers died tragically as well, truth be told. Episodio 7, The Wild Bunch, Juarez 1868. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, I won't have it said that I left you with nothing, boy. Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but me and my older brothers were bigger and heavier. They were already dead. And right then, I swore to myself that I would avenge them. Ringo, you know about. But Bob eluded me. Until I heard he was riding with the Wild Bunch. Ecco finalmente svelato il mistero di chi si vuole vendicare. Cioè si era capito che si voleva vendicare di qualcuno, ma non era chiaro chi. Quindi Johnny Ringo l'abbiamo ammazzato. Adesso in teoria in questo racconto ammazzeremo, me lo credo, questo famoso Bob. Quindi poi mancherà uno, Jim, che fino ad ora non è stato completamente nominato nel racconto. Ma va bene. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Ah, ma io ho un punto abilità. Sì, scusate, diventa più letale nella tua furia omicida dopo il quarto livello di combo. I proiettili infliggeranno più 100% di danni. Ma io con le combo faccio schifo. Questa è quella della dinamite. 50% danni in più alla testa. Ma proviamo a investire un po' in questo ramo, dai. Comunque anche Butch Cassidy era uno. Stasera picciona allo spiedo. Anche Butch Cassidy era uno famoso, insomma, del Far West. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Oh. Che volete da me? Scusate. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. No.
USA sul serio? No, non mi sembra consigliabile. Fucile a canne mozze. Fucile a pompa a canne mozze. Scusami. Qual è la differenza? Hanno praticamente lo stesso aspetto. Non sono uguali, non capisco. Vabbè, allora visto che sono uguali. Vabbè, non posso resistere alla tentazione. Ho trovato il device che usavano per blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Ah, ok. My ears are still ringing from blowing up that bridge. What'd you say? I can't hear a goddamn thing. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. E tipo ce l'andiamo a bordo di questo cavallino? No. Ah, allora magari di qua ci sarà una pepita, vediamo. No, ok. Was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Allora, visto che siamo in ambienti molto chiusi, questo dovrebbe andare a nozze. Dai, usiamolo un po', visto che non l'ho mostrato. E poi ripeto, dovrebbe rendere bene in questo ambiente. Outside, inside, anywhere I could, I made my way towards my friend. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Porca miseria. Ho fatto schifo totalmente. Fatto di nuovo schifo totalmente. Anche loro shottano col melee. Credevo di averlo preso comunque. Porca miseria. Vabbè. Sono abbastanza sicuro che qualche proiettile, non lo so, gli abbia curvato di sopra. Ma non voglio queste. Dov'è lo mini shotgun? A questo punto tengo quick shooter. Porello. Questo gioco deve essere molto interessante rifarlo poi a difficoltà avanzata. E avendo sbloccato anche tutte le perk con i punti abilità dei livelli. As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could.
No, aspetta, questa frase non ha senso. Lui ha detto: vabbè, tanto quel giorno magari sarei morto lo stesso. Cioè, perché lui comunque vuole vendicarsi di questo qua, Bob. Dice, vabbè, dopo che l'ammazzo posso pure morire, non me ne frega niente. Però non ha senso perché lui in questo punto della storia dovrebbe ancora vendicarsi dell'altro, il terzo, Jim. Niente, non ha senso. Della corsa. You ain't seen the likes of it. At times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Pausa, parliamone. Vediamo, io ho preso questo, quindi posso fare. No. Combo più alto in concentrazione aumenta la tua efficacia quando sei concentrato. Il moltiplicatore combo aumenterà di 2 livelli al posto di 1. 10, cioè di ogni volta che esegui un'uccisione. Combo più alto significa più esperienza. Dopo aver evitato un colpo letale, chi l'ha sparato sarà marcato e potrà eliminarlo con un colpo alla testa. Non, cioè, le abilità quelle dopo non mi interessano molto di questo ramo. Più avanti non ho idea di cosa c'è, sono troppo pigro per leggere. Però questa mi sembra interessante. George Flatnose Curry. George Shutterland Curry, meglio noto come Flatnose Curry, fu il mentore di un altro famoso bandito, Harvey Logan, che per questo motivo adottò il nome del suo amico più esperto e divenne noto come Kid Curry, il più selvaggio del mucchio selvaggio, cioè The Wild Bunch. Rapinarono banche insieme e più tardi si unirono al famoso mucchio selvaggio guidato da Butch Cassidy e Sundance Kid. Flatnose partecipò alla famosa rapina del treno Union Pacific bla bla bla. Suppongo sia insomma questo che stiamo rivivendo. Flatnose e Kid intralciarono l'inseguimento dei loro compagni e uccisero il marshal a comando. Meno di un anno dopo la fortuna di Flatnose si esaurì mentre si dava al furto di bestiame nello Utah. Fu ucciso dai colpi dello sceriffo Jesse Taylor che lo inseguiva. Saputa la notizia, Kid Curry decise di vendicare il fratello avuto da un'altra madre. Andò fino allo Utah e uccise lo sceriffo Taylor e il suo vice nel corso di una sanguinosa sparatoria. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in? Guns ablazing to help? Minchia, tutorial legge versus mucchio selvaggio. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Sì, vabbè. Who the hell is that? What the hell is that? He's out of his mind! Take cover! Retreat! Retreat! He's killing everybody! Hell's a coming! He'll kill us all! Io sto ancora dormendo comunque in tutto questo perché è una nuova sessione di gioco. Mi sono svegliato poco fa. Cioè non mi sono ancora svegliato davvero. Adesso almeno le combo salgono, vedete, sono arrivato a 6. Grazie a quella perk. Significa più exp. Quindi roba buona. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they?
What are you looking for? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was gonna stay on old Bob's trail. Niente di più bello al mattino che... ma stanno volando soldi, tipo. Niente di più soddisfacente al mattino che ridurre in poltiglia i banditi con un mega minigun. Per un cazzo sto morendo. Combo 18 non succederà mai più nella vita. All those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flatnose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Okay. Though some folks might dispute that. Sembra cazzuto. Ma io sono più cazzuto. Ah, non ho schivato il proiettile. Tutta colpa della serotonina. Sto ancora dormendo. Però non è così cazzuto questo. Cioè è cazzuto di vestito, ma... nel frattempo piovono soldi. Same day, ecco. Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamp for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Pepito uno su tre. Ci sono revolmente. Questa è una cosa importante, tipo. Fino ad ora non ho fatto nessuno tipo che ho estratto io per primo, perché non lo so, effettivamente ci sarebbe meno gusto, penso. Cioè è più facile in teoria. Celeste Greaves afferma che la sua instancabile caccia a Bob costrinse i capi del mucchio selvaggio a scappare in Sud America. La mente può giocare tutti scherzi, metti insieme alcol e un cervello. Vabbè, l'ho letta a mente, ma era molto simpatica. Comunque, stavo pensando a questo, che lui, Silas Greaves, ha quattro fondine. E c'è anche nella sua canzone, diciamo. E si vede nei duelli, quando c'è l'inquadratura sul fianco, che c'è una pistola, oltre a quella che estrae proprio. Ce n'è un'altra dietro. E si suppone che anche nel fianco sinistro la situazione sia uguale. Cioè c'è una pistola proprio sul fianco e una più indietro. Quindi lui ha quattro fondine, ha quattro pistole. Solo che nel gioco non le usa mai. Quattro. Cioè, anche perché non potrebbe, credo. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he disappeared. Sometime later I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail and now he was running the whole shebang. So I took to their trail. As I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Diventa più letale nella tua furia omicida dopo il quarto livello di combo. Munizioni riserva. Dinamite. Onestamente la roba sulla dinamite non mi sembra così utile. Sempre proiettili. Sempre dinamite. Più concentrazione con i colpi alla testa. Cioè se faccio headshot ne guadagno di più. E poi sbloccherei. Nessuno può nascondersi. Su
Suggerimenti sui nemici dietro di te. Individua nemici oltre il tuo campo visivo. Durante la concentrazione, gli indicatori ai bordi dello schermo mostreranno anche i nemici vicini che normalmente non riusciresti a vedere. Già che questa comunque è buona come scelta, perché più concentrazione, più uccisioni pulite. Questa luna continua a essere enorme. Curry's kind of crazy, ain't he? Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. If we don't kill them, they'll kill us. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense them close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Butch Cassidy. Robert Leroy Parker prese il nome di Cassidy in onore del suo mentore Mike Cassidy, mentre il soprannome Butch gli venne dato mentre lavorava come macellaio e butcher in inglese a Rock Springs nel Wyoming. La storia lo ricorda come un allevatore o un macellaio, ma come, cioè non lo ricorda non come allevatore o macellaio, ma come capo di una delle bande più famose del selvaggio West, nota come il mucchio selvaggio, o in un contesto più ampio come una banda Hole in the Wall. Non ho idea che voglia dire. Butch era considerato calmo e assennato, vista la sua professione. Fu per questo che il suo mucchio selvaggio poteva vantare la serie più lunga di rapine in banche e assalti a treni riusciti nella storia. Oggigiorno Butch Cassidy è ricordato insieme all'amico, socio, Sundance Kid. Furono entrambi costretti a lasciare il paese e a rifugiarsi in Bolivia, dove morirono nel 1908. Furono circondati nella propria casa da un piccolo gruppo di soldati ufficiali finché uno dei due, impossibile dire chi, fu costretto a uccidere il compagno ferito e quindi a suicidarsi. Non fu mai dimostrato con certezza che i due americani morti fossero davvero Cassidy e Sundance. Un'altra versione della storia vuole che Cassidy sia tornato negli Stati Uniti sotto falso nome e sia morto nel 1936. Quel che è certo è che sebbene entrambi siano ormai morti, la loro leggenda vive ancora. Trovo un indizio su And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Bellissima sta scena. Peccato che non ci siano più scene di questo tipo in questo gioco. Cioè, elaborate, per così dire. Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children. Cosa? Though some say it was only 5. La leggera differenza fra 85 e 5. Cazzo, 85 figli? Kid Curry had bragged to a whore how he was gonna rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. La puttana Fat Sally. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Ad esempio.
and I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Esatto, perché arriva non c'è. Don't worry, I know what I'm doing. Sparo lì e cosa succede? No, un'idea del cazzo, perché esplode, cioè... Sì, insomma, sarebbe una cosa un po' suicida, quindi qua ci vuole. Buongiorno. Oh. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. Ah, era progettato uno slow-mo automatico, solo che io ho usato la mia concentrazione. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives. Un cazzo, c'è il verso del sole. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Che cacchio? Piovuto dal sole quel tipo. Attimo, perché oltre al riflesso del sole nel gioco, c'è il cazzo di riflesso di sole nella vita reale, quindi aspettate un attimo. Perfetto, ora sono entrato in modalità vampiro. Chiuso completamente la finestra. Had to remove more of that damn dynamite. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. Ma dove? Ah. Oh! Sì, ma io sto cascando... Oh, ok, grazie al cielo. So that was all the dynamite? It's funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Ditemi che era l'ultimo. Once I removed it, my path was pretty clear. Che cacchio? Oh, questo è immortale, c'ha le placche di ferro in faccia. That way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. Io mi sto perdendo qua, mi sembra tutto uguale. La bevita non mi dire che era giù, no, sarebbe spuntato anche da giù. No, adesso mi sto confondendo, io qua ci sono già passato. No?
sono salito da questa scala. Ma scendendo di qua non risbuco dove ero prima? Sì. Mi devo sparare qua. No. Confesso che sono perplesso. Chiediamo aiuto al gioco. Ah, ok. Questa cosa è buona, onestamente, quella delle guide. Io sono dell'idea che nei giochi dovrebbero esserci sempre. Così se uno vuole fare il tryhard, tipo no vabbè io ce la faccio da solo, è liberissimo di non usarlo. Chi magari è bloccato e non vuole stare mezz'ora a gironzolare in giro. Ah, là c'è la bevita, ma mi secca, torna indietro. Chi non vuole stare a girare mezz'ora così giusto perché non ha visto una cacchio di zona dove poter saltare, può chiedere aiuto. Luckily I found a cave and as I made my way to the bridge I saw something that concerned me. Ah, sono ancora vivo. Sì, ma sono condannato a morte. Io e la mia idea del cazzo di correre. Non sono ancora morto. Of course I had to tread carefully. Otherwise esatto. I could well die. Ad esempio. Credo di essere morto più volte con le cadute che negli scontri a fuoco. There was a long burning fuse and it was moving fast as hell. I had to catch it. Sul serio. Voi mi mettete la pepita qua quando io devo correre? The burning fuse was so damn quick. I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Sì, esattamente. At the last moment. Dio, attenzione. Dove? Of course I was successful or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Ah. Era spara la dinamita. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, poi arrivò Dio. Poi Dio mi fornì una pietra su cui correre. But by this time I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Non ero più un giovanotto, quindi cioè insomma essere successo in un periodo prossimo al presente, cioè quando lui è nel bar e sta raccontando la storia. Kill that SOB! Make him bleed! Sbagliato tutto nella vita. Finally I found those boys. Or more precisely, they found me. Oh oh! Non li ho manco visti. Ok, devo svegliarmi perché sti quando di reazione. Bam. Vabbè. No. Devo concentrarmi. Quando voglio. Quando voglio riesco a farcela. Ma chi è che continua a sparare?
Fanculo tutti. Beh, divertitevi, capodanno cinese. This is gonna hurt. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Kid Curry. Un attimo, punto abilità. Io avevo sbloccato questa, ma poi no. Ah, ok, no. Poi ero andato di qua. No, neanche. Mi ricordo il cazzo. Questa, eccola là. E poi dopo ci sarà giustizia i nemici vicini. Colpisci il nemico alla testa senza nemmeno guardare. Tenendo premuto Q, consumerai tutta la concentrazione, ma marcherai tutti i nemici vicini per eseguire i colpi alla testa perfetti. Più concentrazione sacrifichi, più nemici moriranno. Consumerei tutta la concentrazione e più ne consumo, mi beh, sì, insomma, mi sembra una cosa comunque bilanciata. Forte ma bilanciata. Intanto ho quell'ondeggiamento di testa ma confuso. No! Colpire attraverso. No. Quindi devo chiedere di nuovo aiuto ai sommi sovrani del regno vegetale, i cactus. Luckily I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Se posso avvicinarmi ancora di più. Oddio, dimmi che questo cactus basta. No. Oddio, no. No, non ci sono più i cactus resistenti di una volta. Che cacchio è quello? Oddio, che è sta luce? Oddio. Ma non spara più. Ok. No, 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 no. Porca. Morto. Morto, mortissimo. Sapevo mi dovevo fidare di quel cactus, lo sapevo. Sono avvicinato, non era il cactus giusto, non... Porca miseria. Quindi quanto posso avvicinarmi io? Qui, questo è il massimo, perché poi ci sono i cactus. Quindi dovrei fare qualcosa tipo così. Ma gli levo pochissimo. Magari è un metodo un po' disonesto, ma la dinamite esiste per questo. Oh, 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 oh. No, no, no. Quindi onestamente lo potrei sconfiggere così a suon di dinamite. Credo che il gioco voglia questo comunque.
Infatti adesso sto mancando. E che palle. Eventually I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. Ah, okay, allora andava fatta così. He decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Oh, what? Ah, okay. Questa ha un occhio solo. Cosa dovrebbe avvantaggiarmi? As fast as he was. Ma molto di più, molto più veloce. Cioè, ho fatto schifo e nonostante questo l'ho battuto. I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. Those were his last words. Sì, ho fatto decisamente cioè sì, dai. Io ancora non sono diventato bravissimo con i duelli, anche se credo di aver fallito solo una volta ogni duello e poi ce l'ho fatta. Anzi, alcuni li ho fatti a primo colpo, tipo questo. Però dall'idea che mi sono fatto, questo è un pessimo risultato. Tipo 80 e 80 è un buon risultato. Certo, non è proprio disgustoso, ma non... E nonostante abbia fatto questo stat, l'ho comunque battuto, quindi era molto facile questo duello. There's a time for grieving and a time to just pray. When silence grief finds you, it's a time you must pay. That's a time you must pay.